Mami? Oi, ciao. Sì, senti, ti richiamo che sto facendo un video di presentazione, che venisse un'idea, guarda. Va bene. Bacio. Ciao, ciao. Io lo devo ammettere, per me fare il video di presentazione di se stessi e parlare un po' di se stessi è la cosa più difficile del mondo per un attore. Cioè, paradossalmente ci potreste chiedere il ruolo più difficile, il personaggio più antipatico e non ci troveremmo mai, credo, così in difficoltà come quando ci chiedono parlaci un po' di te. Allora, io credo che poi 8 attori su 10, credo, vivono la mia stessa il mio stesso trauma, perché poi in realtà è proprio il momento giusto che ti si annebbia, appanna il cervello e tu rimani ebete e giustamente la gente dirà: questa c'ha una vita, c'avrà una vita noiosissima. Quindi insomma, a parte quei due credo casi di attori che vanno in giro a braccetto con il proprio ego, tutti gli altri secondo me, quando ci chiedono appunto parlaci un po' di te, soffriamo un po' la, non so, il provino da Miss, no? Un po', ciao, sono Ughetta, ho 37 anni, vengo da Roma. E quindi, insomma, tutto ci viene, tranne che pensare di poter essere interessanti o magari spontanei, ecco. Quindi, vabbè, va bene, quindi ci provo. Mi chiamo Ughetta, non è un diminutivo di Uga o qualcosa, è Ughetta. E mi chiamo Ughetta perché mio padre da ragazzo si innamorò di questo nome quando ha scoperto, appunto quando scoprì che esisteva la versione italiana e femminile di Ugo, pensando, sostenendo che Ughette fosse solo appunto la versione francese, esistesse solo la versione francese. E invece da ragazzo scoprì una signora, una professionista oltretutto della radio, fu la prima donna a fare radio, tale Ughetta Lanari. E quindi lui si innamorò di questa voce e ha sempre sostenuto, anche se mio padre si chiamava Ugo, che comunque non l'ha mai scelto per prosopopea o per, insomma, autocitarsi o per arroganza, ma solo perché comunque gli piaceva. E poi ovviamente con mia mamma, insomma, decisero di aspettare la nascita per decidere il nome e per vedere appunto se il viso, le espressioni della bimba suscitassero appunto chissà quale suggerimento. Le alternative erano sicuramente più seriose: Tosca, Fosca, Elettra. Elettra mi sarebbe comunque piaciuto, secondo me poteva comunque essere giusto, insomma, al carattere. E invece è venuta fuori questa faccetta che hanno timbrato con il nome Ughetta, e io devo dire in onestà che, per quanto buffo, magari anche orrendo per qualcuno, non lo so, non mi interessa, sono molto orgogliosa di portare questo nome. Per il resto sono un'attrice, ho 37 anni, sono di Roma, sono romana di Roma, vivo a Roma e sono doppiatrice. Mi piace, mi diverto da morire da anni, da sempre, da quando sono piccola, a studiarmi tutti i dialetti di tutta Italia. Adoro, ho una fissa proprio per le intonazioni, per i modi di dire, per i modi di fare, per i colori. Quindi devo dire, senza troppa, insomma, con poca modestia, che ho un ottimo orecchio, quindi li ho studiati tanto, potrei, insomma, intraprendere sicuramente un personaggio con una cadenza lontana calabrese tranquillamente, e ho la mia migliore amica calabrese, sono la sua testimone di nozze, e o anche, insomma, mi potrei fare, penso, tranquillamente un giro, non dico per tutta Italia, ma insomma buona parte, ecco.
Potrei anche recitare in inglese o in francese. Sì, non sono madrelingua, non ho una chiacchiera così dinamica, insomma, da poter improvvisare, però perché no? Sono diplomata in lingue, quindi perché no? Penso di aver detto abbastanza, non credevo di arrivare a tutto questo minutaggio, quindi per ora vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Grazie, ciao!